Cosa pensi di questa equazione che ormai va tanto di moda tra Putin e Hitler? Cioè questo fatto che praticamente Putin uguale Hitler. Cosa pensi tu di questa? Penso io, forse importa poco, però posso dire quello che ne pensava Henry Kissinger, che è morto qualche mese fa, centenario, e dopo l'invasione della Crimea, quando già si erano cominciati a fare questi paragoni stupidi dicendo Putin è come Hitler, Kissinger, che era quello che era naturalmente, no? Però era un uomo naturalmente di cultura e la vedeva lunga, diceva: beh, in realtà paragonare Putin a Hitler è una stupidaggine, col Mein Kampf non c'entra niente. Dice, c'entra molto di più invece con Dostoevsky. Questo può sembrare una cosa paradossale a molti, perché molti pensano che Dostoevsky sia uno dei nostri, diciamo così, è uno degli scrittori più amati in Italia, esistenzialista, eccetera. Eppure l'atteggiamento che aveva Dostoevsky è esattamente lo stesso che ha oggi Putin, perché noi dobbiamo cercare, se vogliamo andare d'accordo con la gente, dobbiamo anche cercare di capire che cosa pensa. E la Russia già nell'Ottocento pensava che in fondo l'Occidente fosse decadente, come dicevano anche tra l'altro alcuni nostri filosofi, pensiamo a Spengler, no? Il tramonto dell'Occidente, no? E soprattutto che noi non fossimo degli uomini e dei popoli spirituali. Solženicyn, che era di tutt'altra banda e non si poteva certo pensare che fosse un collaborazionista del potere che c'era all'epoca, quello sovietico, anche lui quando andò a Harvard a fare quel famoso discorso agli studenti, lo invitarono perché pensavano che avrebbe detto peste e corna dell'Unione Sovietica, e lui disse: certo, potrei farlo, però sono vissuto 2 o 3 anni negli Stati Uniti e mi sembra che anche voi non ve la cambiate male da questo punto di vista, e non proporrei mai il vostro sistema al mio popolo. Questo per dire che siamo diversi, ovviamente, ma d'altra parte se fossimo uguali non ci sarebbero problemi. Ma quando i problemi ci sono, bisogna cercare di capirsi. Hitler, se basta fare anche soltanto un discorso numerico, prese il potere nel 1933 e nel 1939, 6 anni dopo c'era la guerra mondiale. Putin ha preso il potere nel 1999, il 31 dicembre, via, comunque 24 anni fa, e in realtà è stato un uomo di stabilità, che ci piaccia o no. Certo, ci sono state delle guerre locali in Cecenia, in Georgia, che sono tutte guerre, tra l'altro, sul bordo esattamente come l'Ucraina, però questa idea che oggi serpeggia in Europa e che anzi si vuol far passare, che Putin ha mire espansionistiche, che vuole invadere l'Europa, ma poi quali stati vorrebbe invadere e tra l'altro con quali armamenti, no? E così via. Sono cose che mi Certo. sembrano più istigazione agli A armamenti e alla guerra, delinquere. che a pure delinquere, esatto, no? Che non invece a cercare di capire quali sono i veri obiettivi di Putin, che tutto sommato sono estremamente locali e tra l'altro dichiarati apertamente e sottolineati più volte. Poi non so se posso aggiungere ancora una cosa, perché recentemente, nelle ultime Certo. settimane, ci sono state delle dichiarazioni ufficiali, tra l'altro, no? Quindi non si possono nemmeno mettere in dubbio, a meno di mettere in dubbio tutti da tutte e due le parti. Prima c'è stato Stoltenberg, il segretario della NATO, che ha detto chiaramente che prima dell'inizio della guerra in Ucraina, Putin aveva proposto alla NATO un patto in cui si diceva: io prometto ovviamente di non invadere l'Ucraina e voi promettete di non far entrare l'Ucraina nella NATO. Questo l'ha detto Stoltenberg, gloriandosi del fatto di aver rifiutato con disdegno questa proposta. Poi ci sono state due dichiarazioni convergenti, una da parte ucraina e una da parte russa. La parte ucraina è stata del presidente del partito di Zelensky, che era anche il capo delegazione per le trattative di pace, che è un mese e mezzo dopo l'inizio della guerra, ha detto, no, la dichiarazione l'ha fatta poche settimane fa alla televisione ucraina, tra l'altro lo si può trovare in rete, su YouTube con i sottotitoli, ha detto: noi avevamo già inizializzato il trattato di pace, e il trattato di pace consisteva nel fatto che Putin si sarebbe ritirato ai confini precedenti l'invasione, quindi l'Ucraina sarebbe stata completamente libera, in cambio della promessa, questa volta da parte di Ucraina, di non chiedere l'entrata nella NATO. Putin, nella famosa intervista di qualche settimana fa a Carlson, ha ripetuto le stesse cose. Dice: noi avevamo già anche noi inizializzato, eravamo disposti a ritirarci, tra l'altro.
E in realtà che cosa ci è successo? Tutti e due hanno detto, sia gli ucraini che i russi, che è stato Boris Johnson che si è precipitato a Kiev a intimare o a consigliare, a seconda di come lo si voglia intendere, a Zelensky di non accettare assolutamente. E questo fa capire che forse c'è anche della malizia da parte occidentale. Gli occidentali, per motivi che poi richiederebbero più tempo forse per essere analizzati, vogliono fare questa guerra. Io credo che la vogliono fare perché è il loro tentativo di difendere il potere che hanno avuto per secoli prima, ma poi più recentemente per decenni e che sta ormai un po' scricchiolando e vacillando. I paesi del terzo mondo si stanno coalizzando, per esempio il BRICS, che era partito come un paese, come una coalizione di 3-4 stati, benché grandi come la Russia, la Cina, eccetera. Adesso erano 5 lo scorso anno, sono diventati 30 quest'anno. Cioè, che vuol dire che effettivamente qui c'è addirittura un gatto che sta partecipando anche lui alla marcia per la Bellissimo, pace. peraltro. Poverino, è un cieco di guerra perché ha perso un occhio, credo, combattendo le proprie guerre di cortile, che sono un po' l'analogo di quello che appunto noi facciamo in Ucraina. Questo per dire che dobbiamo stare attenti perché probabilmente c'è qualcuno che soffia sul fuoco e lo fa a ragion veduta, lo vuole fare, e noi dobbiamo opporci Guarda, appunto a queste cose. ti ringrazio perché ieri in una trasmissione televisiva, quello che tu ci hai ricordato e che spesso io ricordo agli altri, è stata considerata una bufala, no? E quando ho provato a dire che bisogna stare attenti a quello che si dice, cioè, mi è stato ricordato che tutto quello che viene da Putin non è credibile, perché se Putin parla non è l'Occidente. Quando invece parla l'Occidente, l'Occidente dice sempre la verità. Tu pensa che cavolo di fesserie uno è costretto a sentire nelle trasmissioni televisive. Però volevo chiederti in conclusione se queste fesserie non nascondono in fondo un'idea, che l'Occidente è superiore in tutto. Cioè, quindi anche se fa un'affermazione palesemente falsa, questa affermazione, siccome è fatta dall'Occidente, debba essere considerata o deve essere considerata vera. Il che, voglio dire, dal mio punto di vista è chiaramente razzismo. Cioè, vuol dire che c'è una superiorità razziale dell'Occidente rispetto agli altri che si manifesta sempre, che non è determinata dalla bontà del suo sistema politico, ma solo dal fatto che un'affermazione viene dall'Occidente. Secondo te questo è razzismo oppure no? Sia pure un razzismo Beh, culturale. è anche peggio perché se tu volessi in qualche modo condensare quello che hai appena detto, potresti dire che il motto dell'Occidente è un motto che detto in tedesco si chiamerebbe Über alles, soprattutto l'Occidente, soprattutto noi pensiamo di essere i migliori di tutto, la nostra religione è l'unica vera, il nostro sistema politico democratico è l'unico che funziona, il sistema economico capitalista di nuovo è l'unico che funziona e siamo sempre noi, sempre soltanto noi. Non a caso io prima mi sono coperto le spalle, cioè ho citato Stoltenberg da una parte, il capogruppo, diciamo così, e il capodelegazione ucraino nelle trattative di pace, oltre che Putin. Ma quando tutti dicono le stesse cose e tutti dicono che effettivamente Putin non voleva fare la guerra, quello che voleva era che l'Ucraina non entrasse nella NATO, e allora poi si può discutere se questo sia una pretesa accettabile oppure no, se la si dovesse in qualche modo contestare, ma il fatto mi sembra difficile da contestare. Sono tutti d'accordo perché dovrebbe mentire Putin, allora mentono anche gli ucraini, mente Stoltenberg e mentiamo tutti, no? Cioè, quindi diventa veramente una fiera dell'assurdo, no? Grazie mille e comunque ricordiamo il finale di questa trasmissione che anche Hitler è un prodotto tipicamente occidentale, no? Quindi dovremmo, diciamo, sempre ricordarlo, perché ogni tanto tentiamo di scaricarlo da Anzi, tutte le parti nel mondo, ma dovremmo ricordare che chi l'ha concepito siamo stati noi, diciamo, questa e mostruosità non è una solo. mostruosità dell'Occidente. E non Esatto, solo. volevo dire, perché spesso quando si parla di Hitler, poi gli si dà tutte le colpe che naturalmente lui aveva, ma se uno legge il Mein Kampf è molto interessante perché lui dice quali sono state le sue ispirazioni.
Le sue ispirazioni erano i sistemi coloniali, in particolare quello inglese, i metodi dell'Inquisizione cattolica, no? Per esempio, e le leggi razziali che a noi fanno orrore, giustamente, no? Lui le fece nel 1933, noi le copiammo nel 1938, ma Hitler stesso le aveva copiate da leggi che negli Stati Uniti erano adottate dalla maggioranza degli stati dell'Unione. E la Corte Costituzionale fino agli anni 30 aveva detto che non erano incostituzionali le leggi razziali che mettevano in galera o che castravano, per esempio, gli omosessuali, i deficienti, come si diceva, gli zingari, no? E così via. Cioè, quando si va a scavare nella storia del nazismo, esattamente come si diceva prima, no? A proposito, di Putin, cioè, si scopre che sì, certo, Hitler è stata una pessima cosa, però, è uno dei prodotti, come hai già detto tu molto chiaramente, della nostra civiltà e della civiltà occidentale in generale, compresi gli Stati Uniti che sono stati razzisti, che hanno avuto la schiavitù, che continuano ad avere anche oggi colonie, perché noi giustamente diciamo l'Ucraina si deve autodeterminare, ma Puerto Rico no, per esempio, e le Hawaii che non sono nemmeno un territorio, sono addirittura diventate uno stato e così via. Cioè i nostri stati spesso sono nati negli stessi modi e non è che perché adesso noi ce l'abbiamo dobbiamo cosa fatta capo A. E quelli che vogliono fare la stessa cosa in realtà non la possono fare. Io credo che dovremmo farci un mea culpa e dire tutte le peste corna di Putin, però sapendo che si possono dire peste corna esattamente anche di noi. Ti saluto, saluto anche il tuo gatto, meraviglioso, devo dire, e Vieni, ancora una volta saluta, saluta Santoro e tutti quelli do che firmano. appuntamento, eccolo lì.